amiche, buongiorno e buona domenica. Intanto vi ringrazio perché so che siete tantissime presenti davanti al televisore per guardare tutti i pomeriggi Detto Fatto. Voi sapete che è iniziata questa bellissima avventura da un paio di settimane e devo dire che oltre ad essere un'avventura è anche un modo di confrontarmi con team pazzeschi. C'è una professionalità veramente in Rai altissima, quindi sono molto felice di questo nuovo progetto. Allora, sono passate 2 settimane, quindi ho vissuto tantissimi cambi look, uno al giorno in diretta, e voi potete immaginare che difficoltà anche, perché in diretta vuol dire che ovviamente tutto il cambiamento deve arrivare nel momento giusto, non è che possiamo dire non è pronta, non può uscire, deve essere completata. Tanti look, tante soddisfazioni, devo dire uno più bello dell'altro, ma alcune storie mi hanno, come dire, toccata maggiormente. Adesso vi voglio raccontare la storia di Roberta. Roberta è una giovane ragazza, carina, con un look però abbastanza ordinario, cioè nulla di speciale. La sua storia è particolare perché accomuna tante ragazze giovani oggi. Naturalmente lei è sulla Trentina e vive con mamma un rapporto molto molto intenso, molto stretto, e forse per questo motivo che non riesce, non riusciva, diciamo, a spiccare ancora il volo. Quindi, diciamo, nel cambio look io ho cercato di trasformare la sua immagine da giovane ragazzina, figlia di, a giovane donna già bella, autonoma, indipendente, anche soltanto guardandola proprio nel look, sul look. Cambio capelli, trucco, abito pazzesco, insomma tutto quello che diciamo serviva per far sì che lei si sentisse anche molto sicura di sé. Se volete rivedere la puntata di Roberta, andate su raiplay.it, sapete che la rete ci offre tantissimo e potete rivedere tutte le puntate o quelle che vi piacciono di più, anche facendo appunto delle pause, perché naturalmente le ragazze che mi seguono, voi che mi seguite, siete sempre molto attente a comprendere bene i dettagli, le differenze, quindi attraverso appunto questa piattaforma digitale potete rivedere con attenzione e in tutta tranquillità le puntate. Bene, a prestissimo e buona domenica! Thank you.